Moin, ich bin Till, der Foodstylist von Oma Italy. Ich stehe hier im Herzen der Emilia Romana. Hier entsteht traditionelles Essen, handgemacht. Ich werde verschiedene Punkte anlaufen, wie die Aceto Balsamico Herstellung, Parmigiano, Parmaschinken. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock, begleitet mich dabei und mal schauen, was auf uns zukommt. An Tag 1 meiner Genussreise durch die Emilia-Romagna hat mich Cesare Mazzetti persönlich eingeladen. In der Casa Mazzetti zeigt er mir heute, wie der Original Aceto Balsamico di Modena hergestellt wird. Buongiorno, benvenuti qui dalla Mazzetti Originale. Sono felice del vostro interesse, venite a fare un giro. Ja, wir stehen hier vor dem größten Essigfass der Welt. Es fasst knapp 280.000 Liter Essig. Wow, ich fühle mich dagegen klein. Hier auf dem Hof der Casa Mazzetti findet die erste Phase der Produktion statt. Nach der Ernte werden die Trauben aus der Region zum Most verarbeitet und in diesen Tanks zwischengelagert. L'aceto balsamico di Modena è uno specialissimo aceto che è prodotto in quest'area, Modena e Reggio Emilia, partendo dall'uva, solo dall'uva. L'uva è schiacciata fino per fare il mosto, che poi viene cotto, quindi il succo che viene cotto e concentrato e poi viene messo in questi grandi serbatoi in attesa di essere trasformato in aceto balsamico con la fermentazione e l'invecchiamento nelle botti. Qui succede, viene fatta la miscela tra mosto e aceto di vino di diverse qualità che sono dentro nei tank fuori e a seconda delle qualità e delle quantità si ottengono diverse qualità di prodotto che non è aceto balsamico di Modena ancora perché deve fare l'invecchiamento. Qui l'aceto balsamico di Modena finisce la propria produzione e diventa veramente aceto balsamico di Modena dopo 60 giorni minimo oppure 3 anni minimo per il prodotto che si chiama invecchiato e deve stare in queste botti a fermentare e invecchiare. Die sind aber ziemlich groß, die Fässer. Eh sì, sono botti molto grandi, come vedi da 40.000 e 80.000 litri, dove il prodotto prende il suo sapore. Non è ancora finito, deve finire l'invecchiamento, poi ci sarà un test delle autorità e poi verrà spedito nella fabbrica per l'imbottigliamento dove c'è una filtrazione e l'imbottigliamento. Die Abfüllanlage befindet sich in Cavezzo, circa 10 Minuten von der Casa Mazzetti entfernt. Der Prozess der Abfüllung passiert hier vollautomatisch. Verpackt werden die Produkte allerdings immer noch in traditioneller Handarbeit. Zurück in der Casa Mazzetti treffe ich mich mit Enrico. Hier im sogenannten Teatro wird er mir gleich zeigen, wie der König der Essige, der Traditionale, hergestellt wird. Questa è una batteria, è l'unità fondamentale per realizzare l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Allora, una volta che il mosto è stato cotto, viene messo dentro le botti e poi ogni anno, quindi anno by anno, dopo la vendemmia, viene fatto il refill di tutte le botti, quindi tramite una serie di passaggi successivi, la percentuale di acqua che è evaporata nella prima botte viene riempita con la seconda. Was ist der Unterschied zwischen den 7 Fässern, außer die Größe? È importante avere 7 batterie, o comunque un minimo di 5, tutte di diverse dimensioni, perché è importante avere l'evaporazione dell'acqua, quindi nelle botte più piccole ci sarà maggiore evaporazione, nelle botte più grandi meno. E poi è importante avere dei legni diversi perché ogni legno darà all'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP delle differenti fragranze, quindi un differente aroma. Sono tutti i legni che sono quelli che il consorzio ci permette di utilizzare, che sono tipici della nostra zona. Qui abbiamo frassino, qui abbiamo il ciliegio, il castagno, ancora il ciliegio, l'acacia e queste due finali sono di rovere. Adesso preleviamo dalla prima botte. Ti faccio vedere come si fa. Mit einer speziellen Glaspipette holt Enrico eine kleine Menge des lange gereiften traditionale DOP aus dem Eichenfass. Dieser edle Tropfen ist jetzt schon mindestens 8 Jahre in den verschiedenen Holzfässern gereift. Die Farbe goldbraun, es riecht nach
Geruch, leichte Säure und es schmeckt einfach bombastisch. Der beste Essig, den ich jemals probiert habe. Per essere chiamato tradizionale, intanto bisogna avere il sigillo DOP. Quindi è il consorzio che decide e che imbottiglia solo ed esclusivamente all'interno di questa bottiglia. Nachdem ich mir eine Flasche des begehrten traditionale DOP gesichert habe, mache ich mich zurück auf den Weg zu Cesare. Zu guter Letzt darf ich drei Varianten des Aceto Balsamico de Modena mit ihm zusammen verkosten. Den Tino Tipico, Testa Rossa und traditionale DOP. Prima proviamo l'aceto balsamico di Modena IGP classico, che è quello meno invecchiato, più vicino all'aceto. Puoi vedere che è molto liquido ed è più acido al naso. Bisogna berne proprio molto poco per assaggiarlo. È molto acido, buono per condire. Questo, che ha un bollino del consorzio oro e la IGP ancora gialla-blu come questo, è invecchiato più di 3 anni perché è invecchiato. Anche questo è denso, come vedi. È il prodotto più vicino al tradizionale, però non ha la stessa complessità. È molto buono, ma non è ugualmente complesso. Ja, von der Farbe her ähnlich wie der traditionale, allerdings ist er nicht so fruchtig, nicht so süß. Einfach einen Hauch mehr Säure. Zum krönenden Abschluss gibt es nochmal eine Portion Aceto Balsamico di Modena traditionale DOP für mich zum Probieren. È una DOP, la vedete dal segno giallo e rosso, dalla capsula oro, che vuol dire, e dal simbolo extra vecchio, che vuol dire invecchiata più di 25 anni. Vollmundiger Geschmack nach Traube, Honig, leichte Süße, noch ein bisschen weniger Säure. Einfach nur lecker. Cesare, welchen Aceto würdest du zu welchem Essen empfehlen? Deine persönliche Meinung. Personalmente amo le insalate e quindi questo è il migliore per l'insalata. Però è anche vero che sulle omelette, sulla frutta, come le fragole e le banane, questo fa un ottimo fruit salad. E il tradizionale è un prodotto eccezionale che va su tutto e che è molto buono, però chiaramente è un po' costoso. Ed è molto 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 buono sul gelato di vaniglia. È da provare, poche gocce ma molto buono, speciale. Danke. Danke, grazie. Unglaublich, wie viel Arbeit und vor allem Zeit in dem Aceto Balsamico de Modena steckt. Daran werde ich auf jeden Fall denken, wenn ich mir das nächste Mal etwas über meinen Salat mache oder auf mein Vanilleeis träufle.